nell'aria sin da quando ha sbaragliato la concorrenza a Venezia 74, ieri notte si è concretizzato il sogno di Guillermo del Toro di vincere l'Oscar per miglior film e miglior regia per Shape of Water, che si è aggiudicato anche la statuetta per miglior scenografia e miglior colonna sonora. Simpatico il siparietto al momento del discorso del regista messicano, che è salito sul palco e ha fatto ridere la platea per aver controllato immediatamente nella busta che ci fosse scritto correttamente il suo nome. Memore del pasticciaccio brutto degli Oscar 2017, Del Toro ha preferito accertarsi di persona di aver davvero vinto prima di festeggiare come si deve. Guillermo, che controlla il nome sulla busta per essere sicuro di aver vinto, mito, ha cinguettato uno spettatore che ha fatto eco a tanti commenti molto simili, sottolineando di aver apprezzato l'ironia del regista. A consegnare il prestigioso award dorato proprio Warren Beatty e Faye Dunaway, che l'anno scorso sbagliarono ad annunciare La La Land come miglior pellicola al posto di Moonlight. L'Academy ha voluto dare un'altra possibilità ai Bonnie and Clyde degli Oscar, che sulla gaffa virale hanno imparato a scherzarci su. Il presentatore Jimmy Kimmel ha parecchio giocato sull'erroraccio della precedente edizione, tanto da annunciare molto spesso gli Oscar chiedendo la busta giusta per cortesia.